Celebriamo oggi la memoria di San Giovanni da Capestrano, apostolo dell'Europa Unita, francescano. Nacque il 24 giugno del 1386 a Capestrano, non lontano dall'Aquila. I suoi genitori erano di nobili origini. Ancora adolescente, subì per rappresaglia l'uccisione di ben 12 persone del parentado e anche la distruzione della sua casa. Giovanni studiò diritto canonico e diritto civile a Perugia. Diventò anche giudice di questa città, facendosi notare e ricordare per la sua integrità morale e imparzialità. Stava per far rientro nel suo paese quando nel 1415, in seguito a un conflitto, finì in carcere. Durante la prigionia ebbe una visione. San Francesco lo esortava a divenire frate del suo ordine. Pagando un ingente riscatto, Giovanni tornò libero e si recò subito al convento di Monte Ripido, vicino a Perugia. Divenne sacerdote nel 1417. Tra i suoi principali interessi ci fu la predicazione, la difesa della ortodossia cattolica e la riforma dei frati minori assieme a San Bernardino. Le sue prediche richiamavano autentiche folle. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che hai scelto San Giovanni da Capestrano per rincuorare il popolo cristiano nell'ora della prova, custodisci la Chiesa nella tua pace e donaci sempre il conforto della tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, il peccato non regni più nel vostro corpo mortale, così da sottomettervi ai suoi desideri. Non offrite al peccato le vostre membra come strumenti di ingiustizia, ma offrite voi stessi a Dio come viventi, ritornati dai morti, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Il peccato, infatti, non dominerà su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia.
Chi, che dunque? Ci metteremo a peccare perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? È assurdo. Non sapete che se vi mettete a servizio di qualcuno come schiavi per obbedirgli, siete schiavi di colui al quale obbedite, sia del peccato che porta alla morte, sia dell'obbedienza che conduce alla giustizia? Rendiamo grazie a Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete obbedito di cuore a quella forma di insegnamento alla quale siete stati affidati. Così liberati dal peccato, siete stati resi schiavi della giustizia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele, se il Signore non fosse stato per noi, quanto eravamo assaliti, allora ci avrebbero inghiottiti vivi, quando divampò contro di noi la loro collera. Allora le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi. Allora ci avrebbero sommersi acque impetuose. Sia benedetto il Signore che non ci ha consegnati in preda ai loro denti. Il nostro siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse, Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose, chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che
che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto, agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. La parola di Dio è sempre forte ed efficace, e se noi siamo stati attenti a questa parola che il Signore anche stamattina ha voluto darci e parlarci, perché noi possiamo camminare bene sulla via della santità come cristiani. San Paolo nella lettera ai Romani ci esorta: il peccato non regni più nel vostro corpo mortale così da sottomettervi ai suoi desideri. Ecco, fratelli e sorelle, qui dobbiamo sforzarci tutti ad abbandonare e a sciogliere queste catene che ci legano al male, al peccato. Noi, Signore, ci ha creati per la santità, ci ha creati per la vita per sempre con Lui. Continua: non offrite al peccato le vostre membra come strumenti di ingiustizia, ma offrite voi stessi a Dio come viventi, ritornati dai morti, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Quando noi facciamo la triste esperienza del peccato, siamo come dei morti che camminano, cioè morti alla vita di Dio, alla vita di grazia. E quando ci viene a mancare questa vita di grazia, noi viviamo come in una separazione tra noi e Dio, perché non viviamo alla sua presenza. E allora dobbiamo rompere definitivamente con il peccato e con la tiepidezza, perché sono degli ostacoli per farci vivere tutti i giorni alla presenza del Signore. Il Vangelo: beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. La parola di Gesù oggi ci richiama alla coerenza e alla perseveranza. Dobbiamo pregare tutti i giorni per la nostra perseveranza, anzitutto alla coerenza. Se abbiamo avuto la grazia di incontrare Gesù, il Cristo, il vivente, quel Gesù di cui Paolo fa l'esperienza sulla via di Damasco, ecco, assieme alla sua parola che è viva ed efficace, dobbiamo conoscere Dio e la sua volontà. Allora abbiamo anche la responsabilità
di realizzare quanto Egli ci ha affidato. A chi ha dato molto, molto sarà chiesto. A chi ha dato molto di più, ancora di più sarà richiesto. Noi, fratelli miei, abbiamo una grande responsabilità davanti agli altri. E gli altri che sono lontani da Dio vogliono vedere in noi persone, cristiani, che non predicano solamente a parole, ma con la vita. Oggi noi abbiamo bisogno di testimoni. Come diceva San Francesco d'Assisi, quando quel frate gli disse: voglio andare a predicare. E Francesco lo prese con sé, lo fece girare tutto il giorno per la città di Assisi, e rientrarono stanchi, affamati, e ad un certo punto gli disse: ma Francesco, non abbiamo detto una parola, non abbiamo predicato. E Francesco gli dirà: fratello mio, abbiamo predicato molto, abbiamo fatto la predica del buon esempio. Cioè la gente ha visto come noi, passando per le città di Assisi, ci siamo voluti bene. Ecco, vedete, essere testimoni di Cristo, essere coerenti, significa comportarci in maniera degna del Vangelo che abbiamo ricevuto e accolto e che ha prodotto e produce in noi il frutto della vera conversione. Non possiamo mettere mano all'aratro e poi volgerci indietro. Non possiamo continuare a servire Dio e a Mammona. Non possiamo essere come l'onda del mare agitata dal vento, con l'animo oscillante e instabile. Coerenza quindi come virtù, in cui, come il servo buono e fedele, rimaniamo fedeli a quanto Dio ci indica. Guardate che essere fedeli è difficile, però se noi siamo fedeli a Dio, il Signore guarda alla nostra fedeltà. San Pio è stato un fedele a Dio sempre, anche nei momenti più oscuri, più bui della sua vita, sempre fedele a Dio. Ma oltre la coerenza serve anche la perseveranza. Dobbiamo perseverare. Il servo che vede tardare il suo padrone potrebbe anche stancarsi, infiacchirsi, corrompersi, allontanarsi dalla coerenza e dal fervore iniziale. Il padrone non arriva, quindi io faccio quello che voglio. No, fratelli miei, il risultato sarebbe ugualmente disastroso. Al Signore non servono, ricordiamolo, i fuochi di paglia, ma persone disposte ad attenderlo e a seguirlo fino in fondo, con coerenza e perseveranza, con fiducia e con fortezza. Preghiamo allora, rivolgendoci alla Madonna, chiedendo questa grazia, coerenza e perseveranza. Allora saremo dei buoni cristiani. Padre Pio esortava tante volte dicendo: fate i buoni cristiani. Fratelli e sorelle, facciamo i buoni cristiani. Sia lodato Gesù Cristo.
l'Augustissima Trinità, verso la quale il battesimo ci ha impegnato a rendere omaggio, culto e gloria, si degni in questo momento di gradire il grido della nostra supplica. Preghiamo insieme e diciamo: venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno, Signore. Ogni peccato è umiliante schiavitù verso lo spirito del male, perché sappiamo vivere liberi e autentici sul pensiero dell'obbedienza e del culto a Dio. Con le labbra e con il cuore supplichiamo. Venga il tuo regno, Signore. La santità è simile a una regina che premia e gratifica coloro che la perseguono, perché sappiamo esercitare bontà e virtù con entusiasmo e con gioia. Con le labbra e col cuore supplichiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per i giovani che si aprono alla vita con il patrimonio dei loro ideali e del loro slancio, perché sappiano mettere a servizio di tutti i loro talenti. Con le labbra e con il cuore supplichiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per tutti i nostri pastori, perché nelle comunità ecclesiali siano guide sagge e amministratori fedeli dei doni e della grazia divina. Con le labbra e col cuore supplichiamo. Venga il tuo regno, Signore. Colui che è amore, che perdona, accolga nella sua casa tutti i nostri fratelli che sono passati a lui da questo mondo. Con le labbra e con il cuore supplichiamo. Venga il tuo regno, Signore. O Signore dell'universo, il molto che abbiamo ricevuto ci indica sentimenti di riconoscenza verso di te e di rispetto e solidarietà verso i fratelli. Per Cristo nostro Signore. Sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dal tuo sacrificio la lode e gloria del suo nome per i beni nostri di tutta la sua santa Chiesa. Guarda placato, Signore, il sacrificio che ti offriamo per intercessione di San Giovanni da Capestrano. Sostienici con la certezza della tua protezione nel respingere le lusinghe diaboliche, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore, poiché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine e gli fai pregustare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Padre Franco
e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli tutti i santi, San Pio, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. Nutriti del pane eucaristico, ti preghiamo, o Dio onnipotente, di difenderci dal nemico maligno e di conservare la tua Chiesa in una perpetua pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.